Allora, se vedete una nuova location è perché finalmente siamo arrivati in Portogallo. E vai! Grandissimo! Siamo partiti stamattina, oggi è lunedì 12 ottobre. E sono le 5 e 16 qua, in realtà sarebbero le 6 e 16. In Italia sono le 6 e 16. E quindi ci scusiamo innanzitutto se non siamo riusciti a caricare il video lunedì scorso, ma il weekend precedente. E io ero in ospedale, quindi non siamo riusciti a registrare. Magari quando lei era libera, io non ero libera, quindi non siamo riusciti a recuperare. Ma vi aggiorneremo su tutto quello che faremo con discreti, diciamo, vlog. Ci proveremo. Esatto. Caricheremo per ogni uno per ogni giornata. Anche perché purtroppo non siamo ben attrezzati per questo viaggio. Assolutamente per niente. Quindi ci arrangeremo un po' con qualche foto. Sì. Proveremo a fare qualche video ogni tanto, ma non garantiamo assolutamente niente. Anche perché non abbiamo mai fatto niente di questo genere. E quindi niente, dai, ci vediamo. Ciao! Tornando al discorso del viaggio, vi raccontiamo un po' come è andata la giornata di oggi, dato che non siamo riuscite a documentare praticamente niente. Abbiamo fatto esatto. Qualche foto che vi metteremo poi mentre vi raccontiamo brevemente. Allora, innanzitutto, appunto, prima in aereo eravamo una dalla parte. No, aspetta, è sveglia 3:30 innanzitutto, che per io sono andata a mezzanotte 40. Io alle 9:50. Fai schifo. Sono andata fuori ieri sera, ero stanca. Vabbè, non ci sono stata fuori. Non sono andata a mangiare la pizza, quindi non è piaciuta. Quindi vabbè. E ok, una volta arrivati in aeroporto, check-in, eccetera, 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 e avevo preso l'aereo e ci siamo noi due nostri amici. Ed eravamo tutti e quattro separati. Sì, vabbè, loro due erano amici di corridoio, nel senso corridoio esterno. Diciamo che ognuno andava a fare con l'altro, ecco, perché noi due eravamo nella stessa fila, cioè c'erano tre corridoio e altri tre posti, e noi eravamo uno dal finestrino e uno dall'altra, quindi sì, ci vedevamo. In teoria doveva essere dal corridoio, però preferivo stare dal finestrino, visto che tanto già ormai eravamo separati, quindi non potevamo fare il video. Esatto. Facciamo una parte. Quindi vabbè, abbiamo fatto qualche foto fuori, ovviamente alle nuvole, eccetera. Bellissimo è stata perché abbiamo visto tutta l'Alba, esatto, eccetera. E il viaggio è durato tipo 2 ore e mezza. Un po' meno, 2 ore e 20. Un quarto, 2 ore e 20. Siamo arrivati un quarto della prima. Esatto. E poi niente, una volta arrivati a Siviglia abbiamo preso la macchina che abbiamo noleggiato e siamo arrivati fino in Portogallo. A 2 ore di macchina in base. Credo sia una macchina. A bufera. Vabbè. Più o meno siamo lì. E vabbè. E quindi niente. Portoghese. No, una lingua stranissima. Cioè lo spagnolo anche. Allora, io lo bello studio, lo spagnolo. Ci sta, però sì, boh, non è che. Ma più bello lo spagnolo. Mi ricorda molto, no, non è che mi ricordi il tedesco, però è più dura come lingua, senso. Sì, non so. Però è un po' più. Sono queste zette. Vabbè. E poi niente, siamo stati ospitati in questa casa magnifica, sì, che è veramente enorme. E qui con noi ovviamente vabbè c'è il padrone di casa che è molto amico dei nostri amici. E tra cani e. Tre gatti, credo, e hanno adottato tipo un cane la sera. E un altro gatto nero arriverà prima o poi. Quindi i cani speriamo di riuscire a farvi vedere. Comunque sono tre pastori tedeschi, Ugo, Gilda e Cleope. L'hai vinta la mia, Cleope. Va bene. E, che sono. Ah, troppo tutti questi gatti, si chiamano uno mio, uno Valerio. E l'altro non lo so. Non lo so, però noi ne abbiamo visti solo uno al momento. Sì, che è mia. Esatto. E quindi che è quella che c'era prima. Esatto, vicino. Quindi niente, una volta arrivati qua abbiamo appoggiato la roba e tutti siamo andati a mangiare fuori nel ristorante del nostro amico. Prima siamo andati in un bar che abbiamo preso un frullato, sì. Però come si chiamava, te lo ricordi? Cioè comunque c'era il cocomero, la menta e il lime. Sì, buonissimo. Cioè sapevamo quattro robe di menta, quasi al limite di leccare dell'erba per terra. Sì, però. Di mangiare proprio la pianta, però era buono, fondamentalmente. E poi niente, dopo siamo andati a prendere. Era tipo idratante qualcosa. Idratante, una cosa idratante. Dopo siamo andati a mangiare in questo ristorante fighissimo. Molto. Che poi vabbè, vi mettiamo le foto. Frequentate da gente un po' di alto esatto. Livello. E abbiamo mangiato. Sacco, cioè siamo uscite rotolando. Sì, veramente, ero lì, cioè volevo slacciare il bottone, ho detto questo qua mi scoppia. Sì, no, veramente.
e cioè, c'era il wifi, quindi si parte benissimo. Sì, vedete qua che non c'era un wifi. Allora, antipasto, due piatti grandi così, non so, con salumi, formaggi, tutto di più, e due piattini con tutte le marmellate, miele, eccetera, da mangiare con i formaggi. Vabbè, poi ovviamente il pasta. Allora, il primo abbiamo preso la pasta carbonara. Tutti quanti la carbonara, con la nostra amica che ha preso un risotto agrodolce. Sì. Pomodoro. Vabbè, non so se c'è da sapere. Ha detto che comunque era molto particolare, però buono. Carbonara buona. La carbonara era fatta. Era così. Molto. C'era carne. Era l'orgasmo, non so. È stata la carbonara più buona che io avevo mangiato, sinceramente. Veramente. Spettacolare. Veramente. Un piatto gigantesco. Ma vabbè. E poi cosa abbiamo mangiato? Il dolce? Sì, praticamente noi avevamo detto di no. Esatto, ci hanno obbligato. Però ha detto, ve lo faccio lo stesso. Lo chef ce l'ha portato, se non ho due muffin. Allora, nel mio c'era il cioccolato bianco e le fragole con intorno una salsa alla vaniglia e qualcos'altro, non mi ricordo. Con vabbè, un amore dei mirtilli che poi ho sguarciato in giro, sì, perché non mi piace. Nel mio invece c'erano le carote, la cannella, la marmellata di pera, qualcos'altro, nonostante io non ami, dico, mi fa schifo la cannella e non ami le carote, devo dire che era molto buono. C'era anche una salsina che non so di cos'era perché non l'ho assaggiata perché è talmente piena che ho mangiato solo il muffin, però il muffin abbinato al mirtillo era molto buono. Cioè, se tu mettevi il tuo mirtillino che ti ho fregato con il pezzettone di muffin, era molto buono. Deliziosi anche quelli, assolutamente. Devo dire che i piatti, nonostante ci sia qualcosa che non ti piace, se sì, infatti riescono comunque a, cioè, a farti gustare, sì, nonostante sì. Ciò. E poi la cannella va ovvio. E poi vabbè, loro hanno preso il caffè, io no, perché sennò non dormo una settimana. E quindi dopo siamo uscite e siamo tornate qui a casa. E abbiamo iniziato a fare i video. Sì. Tra qua mi sa che ci metteremo anche in piscina. Sì, sì. Poi doccia e ci esci di nuovo e se se riusciamo lo portiamo con noi stavolta, però anche o magari non proprio con le nostre voci, però vi facciamo qualche filmato di sera, esatto. Di sera, perché dicono che merita e noi vogliamo, esatto, farvela vedere. Poi ci hanno raccontato che tipo la buffet d'estate è una cosa, wow, discoteche, pub, locali, di ragazzi, un sacco giovani. Di giovani e babotta, wow, insomma. Proveremo, verremo qua anche quest'estate. È brutto. E quindi niente, questa magari è stata la prima se riesco a prendere anche la patente. Si spera? No, si spera. Perché no, ci sarebbe. Ha quasi 20 anni ancora. Allora, anni. No, facciamo due anni di corsa. Facciamo così. Io prendo la patente, tu impari lo spagnolo per noleggiare la macchina. Quindi niente, dai, ci vediamo dopo. Vai. Allora, questa, ragazzi, è la casa di Jackman. Esatto. Allora, adesso che abbiamo fatto la passeggiatina, abbiamo digerito e tutto, è bello che sono le 6, ma va bene? Direi che possiamo andare a fare un bagno in piscina. Tipo le 4:30, non sì, credo. Stasera o non ceniamo o insalatina. E vabbè, con niente, adesso... No, è l'acqua! Andiamo in... Pozza. Piscina. In piscina, cazzo! No, non ci credo assolutamente. Andiamo in piscina, facciamo il bagno, se ci hanno portato dietro li portiamo con noi sott'acqua. Esatto. Speriamo. Ma mi sa di no. E poi... O comunque se non oggi nella prossima piscina. Poi docce e si esce bene. Ciao! Andiamo in piscina. Dai! Luca non sta rispettando.